tutti amici di eximurder.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Cool S87, una nuova tastiera da gaming di tipo meccanico e compatta. Cool è l'acronimo di Keyed App Labs, un nuovo brand nato da poco. Procediamo dunque all'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo semplicemente il logo dell'azienda, mentre nel retro e nel lato destro troviamo alcune informazioni sul prodotto, come ad esempio il layout di 87 tasti, quindi ci indica che è una tastiera compatta, il colore nero, il layout di digitazione inglese e i tasti sono realizzati in hubs con incisione a laser. Inoltre questo prodotto è dotato di CDMX Red. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Appena aperta la confezione troviamo subito un opuscolo che ci ringrazia per aver acquistato la tastiera. Al di sotto troviamo una protezione in plastica che ci permetterà successivamente anche di proteggere la tastiera da polvere o altri agenti atmosferici quando non la utilizzeremo. Procediamo ad estrarla insieme al relativo bundle. Il bundle si compone dunque di caps sostitutivi, che in questo caso sono ESC, slash, control, caps lock, scusate, e backspace. Inoltre è presente un cavo USB con il relativo adattatore APS2. Il cavo inoltre non è in treccia di tessuto e un connettore che va direttamente alla tastiera e il mini USB. Inoltre è presente un semplice adesivo del brand che potremo applicare sul nostro case o dove vogliamo. La tastiera dunque è davvero compatta, è in colorazione nera come abbiamo detto, è dotata nel retro di un dip switch che tramite l'accensione lo spegnimento dei seguenti pulsanti abiliteremo delle funzionalità che sono presenti in questa tastiera. Inoltre la tastiera nella parte posteriore è dotata dei classici gommini che ci permetteranno una salda presa sul nostro piano di lavoro e dei classici piedini per rialzarla e quindi ad avere una maggiore comodità nella digitazione. Inoltre è presente una pratica canalina che ci permetterà di praticare una semplice cable management del cavo. La tastiera, come abbiamo detto, è molto semplice come estetica, come design, è realizzata in solida plastica. I tasti, come abbiamo detto, sono in hubs con le lettere sono incise a laser, quindi difficilmente si scoloriranno o andranno via molto presto. Inoltre vi mostriamo il CDMX Red al di sotto dei tasti. Ecco qui. La tastiera è dotata semplicemente di CDMX Red che, come sappiamo e abbiamo detto più volte, sono ideali per coloro che giocano. Inoltre la tastiera è dotata di pratici tasti multimediali che verranno attivati tramite il tasto funzione, eccolo qui, più la digitazione del tasto che ci interessa. Per ulteriori immagini e la recensione scritta vi rimandiamo direttamente al sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.